Buongiorno a tutti, io sono Win e siamo nuovamente qui su The Crooked Man per il secondo episodio. Vediamo di raggiungere l'indirizzo. Scusate, il mouse che talvolta è comparso anche nell'episodio scorso. È il punto che sono abituato a quel vecchio sistema di registrazione dove non rilevava il mouse, per cui anche se era sopra lo schermo non cambiava niente, mentre qui non va la stessa cosa. In ogni caso, eravamo appunto arrivati, e questa deve essere, presumo, la casa, non proprio ospedale, non proprio nel base della città, dell'indirizzo che avevamo trovato. Cavoli, sto facendo buio, ma questo è il posto, non c'è dubbio. Posto enorme, sembra un hotel. Sarà qui? Il presidente proprietario, io immagino che debba controllare. Perché giustamente chiedere informazioni prima alla proprietaria, no, eh? Vabbè. In ogni caso. Dunque. Ah sì, è un hotel. Hotel Hohenheim. Ti offriamo un sereno alloggio, diciamo. Cioè, non proprio alloggio, cioè. Ci offriamo un sereno soggiorno. Poi possiamo passare attraverso gli alberi, ma non c'è niente. Non ci resta che entrare, suppongo. E perché il muro da. Sì, ok, fai. Perché c'è un muro di. Niente, passo. Vabbè. Ok. C'è più. Il registro dell'hotel. E non c'è nessuno sulla macchina. Non c'è tipo la campanella, scusate, ehi. Vabbè, tanto si vede probabilmente che è abbandonato. L'orologio è fermo. Il dipinto è di un paesaggio, un po' piccolino però. Stanza del personale. Solo per il personale c'è un cavo attorno alla maniglia. C'è la chiave. Ok. 101, 106. Il buco della serratura è dipinto. Bello, non si apre in ogni caso. Stessa cosa. Stessa cosa. Ok, questa si apre. E abbiamo un'altra porta. Non ho visto cosa c'è scritto. Ah, bagno. C'è qualcosa sul. Caccia al tesoro. Io, cara mamma e papà. Ok, questo presumo dovremmo ricordarcelo, che lei è tipo in alto a destra. Calcio tesoro, immagino che qualche bambino che stava qui ha disegnato questo. Ah, sicuro, cercherò il tuo tesoro. Ok, rimane qua. Armadio vuoto. Anche questo si è fermato, tanto sappiamo perfettamente che quando vogliono creare atmosfera questi orologi riprendono magicamente a funzionare. È bel in mezzo del nulla. 105, anche qui la serratura è dipinta. Ma qua è proprio bloccata, però la serratura c'è effettivamente. Ok, solo per il personale è bloccato con un codice, una password, che presumo dovremo trovare. Ok. Vediamo dall'altro lato. Qui abbiamo un 107-114. Dipinto, chiuso, dipinto, 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 chiuso. Dipinto. Ok. Quindi questa parte non è. Chissà perché quello là era aperto. Mentre qua su. Qui è la caffetteria. Enorme. Enorme. Chissà perché questi edifici visti da fuori sembrano. Sì, vabbè, dai, taglia normale, poi visti da dentro sono enormi. Oddio, no, un pro ti ricordi del piano. Sai, tipo quelli di Misao che ti sta qui. Un altro dipinto di un paesaggio, andiamo fuori. Completamente buio fuori. Il programma di oggi, Schubert, tre pezzi del piano. Un grande piano, via via via. Fiori, non dice niente.
Andiamo di qua. 206, 209 bar. Dipinto. 106. 209 qua presumo ci sia il bar. Sì. Allora, 208, dipinto. Chiuso. Bar ci guardiamo dopo perché visto che è un rumo diverso forse gli succede qualcosa. Tanto salvo. 201, dipinto, dipinto. Qui si entra. Questo era? 203. 200. Niente. Che poi sono vuoti. Una nota sul, di un quaderno sul da sopra. Era il nostro posto speciale. Amava la bella stanza con il suo grande specchio. Un po' biancastro ora lo specchio, direi. Lei che si sarebbe chiesta cosa vuole cosa indossare per cena. Ma ora sono solo io. Ho pensato che potrebbe essermi d'aiuto venire qui, ma non è stato d'aiuto affatto. C'è solo un senso di vuoto, c'è solo il vuoto. Non so in questo caso rule cosa voglia dire, forse la linea di questa pagina, tipo, perché letteralmente è la regola, ma non è, non penso sia in regola, non c'è da dire niente in questo contesto. Di questa pagina combacia perfettamente con quello trovato sulla nella mia stanza. Quindi il precedente inquilino è venuto qui. Mi chiedo, è ancora qui? Non penso. Quindi è stato scaricato, eh? Sicuro che è stato scaricato e non che la sua partner è deceduta. La nota a casa mi insegnava, la nota che avevo trovato, l'appunto che avevo trovato a casa non mi insegnava. È il nostro posto speciale. È venuto qui con lei. Ma dove potrebbe essere? Ah, lo specchio del... Si è rotto. Sottovoglio. No, adesso si è rotto. Ok. Pinto. Oddio, questo cos'è? Libreria. Allora, la porta è bloccata e c'è un appunto sulla porta. A causa dell'incompetenza degli impiegati, delle chiavi perdute, la libreria è temporaneamente chiusa. Ci scusiamo per l'inconveniente. Ok, ma non sapevo che gli hotel di solito avessero anche delle librerie. Cosa c'era sempre stato? Il cervo mi inquieta. Pessimo gusto. Andiamo a vedere se nel bar, visto che non c'eravamo ancora entrati. Ah no, è chiuso. Ok. Bene, abbiamo visto tutto. Ce ne andiamo. Via, 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 via. Non mi indovinare, adesso è chiusa. Ah, guarderò qui intorno un altro po'. O ok, cos'altro non ho visto? Chiusa. Si può entrare? Aspetta, forse queste due porte non ho visto. No, se l'ho visto. E lì la... Penso sia la sala dei ricevimenti, Rex. Sì. Qui. Ah, questo era... Ecco le nove! Qua, qui è quello dove vedeva la bambina, adesso ho capito. Può essere qui da tu. Eh? C'è qualcosa sotto il tavolo? Una chiave dorata. C'è un pezzo di carta di fianco. Hai trovato il tesoro, congratulazioni. Ok. Vediamo se mi si dice cosa. Ok, non sappiamo dove usarlo, però. Proviamo. No, questa era già aperta. Dunque. Qui. Aspetta, non so se...
No, non è utilizzabile, quindi probabilmente quando troverò la porta giusta me la aprirà in automatico. Quindi rivediamo tutte le varie porte. Della libreria? No. Oh sì, invece. Usata la chiave dorata. Ok, entriamo nella libreria. Effettivamente è il luogo di solito migliore dove cercare informazioni. La collezione di libri del proprietario. Per favore, siete titoli liberi di leggerlo a vostro piacere. E qui c'è un'altra chiave o sbaglio? Una chiave. Ha tenuto. Ah, della stanza 108, quindi è di giù. Allora, libri dalla A alla B, dalla C alla D, dalla E alla F, al pianto del non visto, di colui che non è stato, di colui che non è stato scorto, non è stato visto. Ti consideri una persona gentile? Non sei tu a deciderlo, è deciso nell'inconscio. Anche se pensi che sia una persona. Anche se tu pensi di essere una persona del cuore di pietra, fredda, potresti essere all'interno, potresti essere calda e emozionale. E loro saranno in grado di odorarlo, sentirlo. Loro verranno attratti dalla tua inconscia gentilezza e ti trascineranno via. Un qualche libro dell'occulto? Scommetto che Paul amerebbe una cosa del genere. Ma lui è decisamente troppo preso da queste cose per la sua età. Ma loro chi? Oddio, io ho detto loro, però. Ha tremato? Sono attimo una parentesi prima di andare avanti perché mi sto prendendo da no, perché io ho detto loro, ma talvolta in lingua inglese loro vorrebbe dire anche se mi si può riferire anche su una persona di cui però non conosciamo il sesso. Ma che quel suono? Non dimmi che c'è una chiusa dentro. Ok, no. Anzi, mi controllo ancora qui. Sicuramente non c'è niente, però. Pianta. Non hai anche controllato se ci sono tutte le lettere, ma oh, adesso voglio capire cos'era quel suono. Tanto, 105. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno là, o meglio? No, io salvo. Salvo. Ok. Boh, andiamo a vedere, abbiamo ottenuto la 100, no, qui è fine la 106, quindi è dall'altra parte. Ok, c'è qualcosa che scende. C'è una tua suonata. C'è qualcosa in cima. Posso spostare la sedia per prenderlo? Yes. Ora posso prendere quello che c'è sull'armadio. Hai trovato un tagliafuori, diciamo, penso, per la porta, suppongo per la porta dal bagno. Lo già fermo. Suppongo che sia per la porta. Per la porta sotto, giù. Questo è lo staff. Il suono del piano che suona viene dal secondo piano? Ok, quindi non ce lo fa usare perché. Ok, non mi ero reso conto che era il suono di un piano. Scusate. Aumento un attimo. Ce n'era uno qua di piano.
Ok, cioè, il fatto che tu abbia corso mi ha fatto più paura a cui quello che l'urlo della signorina. Chi è là? Lei sta tremando di brutto. Ah. Mi dispiace, sono appena arrivata e il piano sembrava bello, quindi io... Mi dispiace di averti gridato contro. Non sono dello staff dell'hotel o qualcosa del genere. Allora chi sei? Sono David, lo sto più o meno cercando una persona. E tu? Io sono Sissi, la principessa? Vabbè, scusate, lo scherzo pessimo. Sissi, allora, cosa ti porta qui? Potrebbe essere pericoloso, sai? Sono una volta sono rimasta, sono... Ho soggiornato in questo hotel, ma ho dimenticato una cosa importante, quindi sono tornata indietro per prenderla. Capisco, l'hai trovata? No, sto ancora cercando. È solo semplicemente una piccola scatola decorata con rubini, ma non me ne andrò finché non l'ho trovata. Non l'avrò trovata. Capisco. Allora, di nuovo, scusa per aver gridato. Probabilmente sarò qui ancora un po', quindi potrei aiutarti a cercarla. Davvero? Sarebbe grandioso. Allora, ok, per favore, aiutami. Ma fammi un favore anche tu, ok? Se vedi un uomo più o meno della mia età, potresti dire di me? Ok. Io andrò allora. Vado allora. David, fai attenzione anche tu. Cavoli, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Urlo alle ragazze. Mi sento io quello più. Qui, quello più. Quello più. Ok. Poteva andare peggio, temevo peggio. Questo c'è quel pezzo. Non sarà di Schubert. Dai, non sono esperta di musica classica, lo specifico subito. Allora, potevamo entrare qui, torniamo. Ok. Hai tagliato il filo con il cutter. Ok. Varie cose. Pieno di cose varie. Allora, un cestino pieno di carta. Quattro capitoli del libro sono misteriosamente scomparsi. Se dovessi ritrovare le pagine, per favore riportalo, segnalalo al proprietario. Questo presumo un quaderno. 0 barra X, presumo tipo giorno 0 barra X. La porta del bagno della stanza 106 ha bisogno di essere riparata. C'è una chiave su questa pagina? Ok, il chiave per la stanza 106. Ok, basta. Cosa? Non metto bene. Sei bloccato? Io sento qualcosa. Qualcuno è bloccato, è chiuso qui? Dovrei trovare il modo per aprirla. Ah, non c'è la manopola. Senti una sorta di debole voce dentro. Stanza del proprietario. Diari e account, magazzini, riviste turistiche. Ok, adesso abbiamo la chiave per una nuova stanza. Stai diventando. Trova la chiave per la stanza, vai a aprire la stanza. Trovi un'altra chiave per un'altra stanza, vai a aprire la stanza. Che mi va bene, intanto che non ci sono barbugli, non spero. Ho sbloccato la porta. La stanza di bagno dicevo che aveva bisogno di essere aggiustata. Adesso infatti ci possiamo entrare dentro, porta caso c'è una chiave. Ah no, il pomello di una porta. Oh sì, il diario menzionava che qualcosa relativamente a dove riparare la porta. Ma funzionerà quella porta senza la maniglia? È dello stesso tipo. Proviamo a darci un'occhiata. Proviamoci. Aspetta, prima voglio rivedere un attimo la stanza perché non l'avevo guardato. Vuoto, vuoto. Probabilmente non sono io dall'altra parte quello.
salvataggio sono sempre utili. Ah, l'acqua è diventata marrone. Blu. Perché è sporco. No, non si è scritto. La porta non ha. Non ha. La maniglia non si apre. Ok, quindi adesso abbiamo tenuto. Proviamo a usare questa. Se sono sulla stanza del proprietario. Ha attaccato la maniglia. Acquino. C'è una botola. Pieno di romanzi. Informazioni arte turistiche. L'amministrazione degli hotel. Robe sull'amministrazione. Troppo. Vuoto. Nulla. Su. Un telefono. Libro del mese, lo strano caso del dottor Gioacchino Miserai. Ok. Una piccola porta, io direi tipo un posto, la cantina che non si apre. Non sembra che abbia un lucchetto. Ok. Questo dovrebbe essere un po' allentato, tipo. Mettiti sopra. Si è aperta. C'era un meccanismo nel pavimento? C'è una scala. E scende. Dove, chissà, dove. Forse dovrei dare un'occhiata. Prima lasciami salvare. Mouse intruso. Devo vedere se anche qui io potrò selezionare l'opzione per fare in modo che anche se c'è sopra non lo rileva. Non posso vedere niente, ho bisogno di una luce. Salvo. Poi hai l'accendino. Flip. Ok. Olio per una lampada. Pieno di equipaggiamenti, di strumenti non utilizzati, sedie non utilizzate, un tamburo, fa odore di gaso, di benzina, pardon. Varie cose, è un po' pericoloso accendere un aprire un accendino qui in mezzo, perché è tutto ovviamente in piano. Mobile. Stai bene? Ehi, eri imprigionato qui? Forse per una ragione. Cos'è quella cosa? Scusate un attimo, scusate un attimo. Scappa, scappa, scappa. Cosa? Stai bene? Oh! Vattene! Il messaggio è chiaro, vattene, vattene! Sta lontano, non ti avvicinarti a me! Via, 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 via! Cavoli, lasciami andare, lasciami andare! Beh, enter o... Ok, devo premere enter per... Per andarmene. Cos'era quello? Il suo collo era tutto deforme, storto, non può essere umano. Sto impazzendo più o meno qui. Quella cosa non può essere stata reale. In ogni caso, spostaci, metterci qualcosa lì sopra così non esci di sicuro. Devo star vedendo delle cose. Sono semplicemente stanco e tutto. Mi sento male. Mi chiedo che cosa stia facendo Sissi. Ha trovato quello che stava cercando? Spostiamo subito il cestino qua sopra, in modo che no non si riapra più. In ogni caso. Oddio. Oddio, oddio, oddio.
Abbiamo trovato l'uomo deforme, ok. Andiamo qua. Oh, diamine! Cos'era quello? Sì! Perfetto, non per porta. Ok, qua. Quella che... Oh, diamine! Spalmin! Sì, cos'è successo? Io sono andata alla finestra e probabilmente è scomparso. Che devo fare? Sì, salta! È pericoloso là! Ah, no, non posso! Sto scivolando! Non posso saltare così lontano! È un salto così grande! Non c'è tempo per essere pessimisti! Ben presto crollerà anche quello! Sbrigati, ti prendo io! Ci è mancato poco. Stai bene, Sissi? Sei ferita? Sissi? Il mouse, diamine! Ero così spaventata! Ero così spaventata! Non più! Io non mi piace quell'oscurità! Perché? Perché io? Va tutto bene, Sissi. Mi dispiace, so che eri spaventata. Ma va tutto bene ora, non piangere. Ah, io mi dispiace, ero spaventata e confusa. Va tutto bene, sono felice che, non sia, che tu non sia ferita. Hai trovato quello che stavi cercando? No, non ancora. Non era la stanza in cui restavamo. Non era nella stanza in cui stavamo, quindi mi chiedo dove potrebbe essere. Aspetta, se questa è la stanza dove stavate... Era la stessa... cioè... Intanto sta parlando il plurale. E questa era la stanza dove stavo il precedente inquilino. Ok. Ho le mie teorie già. Io mi faccio sempre delle sedimentali. Deve essere importante essere venuto qui tutto da sola. Potresti semplicemente arrenderti. Non è del tutto sicuro qui. No, non è che... Non posso arrendermi. Devo trovarlo. Ma cos'è esattamente? Mi spiace chiederlo, ma mi stavo chiedendo, era un regalo o... È un regalo del mio ragazzo. È la cosa più importante per me, dopo la mia stessa vita. Ah, capisco. Scusami se sono stato sgarbato. Continuerò a cercarlo anch'io. Stai cercando qualcuno, vero? Non ho incontrato ancora nessuno, ma... Puoi dirmi di più riguardo a questa persona? Beh, non è che ne sappia molto anch'io. Penso che solo, so solo che lui è un uomo più o meno della mia età. Sai così poco della persona che stai cercando? Sei un tipo strano, David. Non lo sono e... C'è un'altra cosa che vorrei chiedere. Non so come... No, ci sono solo alcune cose che vorrei chiedergli. E non so come... Che aspetto abbia, perché... strano, ma... Molto gentile. Oddio, abbiamo parlato, detto prima qualcosa sulla gentilezza che non mi piace molto. Sarei stato ferita gravemente se non fossi stato qui. Sono veramente felice che tu mi abbia salvato. Mi sono grata, insomma. Dovrei andare ora. Fai attenzione, David. Ci vediamo. Ok, ma siamo in un gioco horror, nel gioco horror che è meglio girare in gruppo. Vabbè. E ora... Dove andiamo? Cioè, a questo punto direi che non usciremo mai con queste tempistiche. E per una volta non è forse perché la porta è bloccata quanto perché il protagonista non vuole. Direi che salviamo... Ed è tutto per questa parte. Ci rivediamo la prossima volta e per allora vedrò cosa dobbiamo fare. Quindi è tutto. Alla prossima. Ciao!